Oh, meno male, guarda, sono contento che il video di Yotobi sia stato ricaricato perché avere questo peso sulla coscienza di averglielo fatto togliere, involontariamente ovviamente si parla, mi avrebbe pesato moltissimo. Alla fine ho visto anch'io il video di Yotobi e devo essere sincero, bel video come al solito. Hashtag bravo Yotobi. E visto che con lui si è sistemato tutto, proseguiamo questo video. La scorsa puntata ho rischiato la morte con questa cartuccia maledetta, in tutti i sensi. E visto che la mia collezione di giochi Acrom sta continuando a crescere, beh, ne sono arrivati altri due, gli ultimi due ordini che ho effettuato. Uno del Game Boy Color e un'altra cartuccia del Game Boy Advance. Questa, tra l'altro, la teniamo per il prossimo episodio. Oggi ci concentriamo su questa qui, che tra l'altro molti mi hanno chiesto: cosa te ne fai di tutte queste cartucce Acrom che non sono originali, ovviamente, ed è appena caduta una, che non sono originali, ovviamente, e quindi non hanno un vero e proprio valore? Allora, partiamo dal presupposto che un valore ce l'hanno e quel valore è mio, cioè nel senso vale per me tutto ciò. E soprattutto è bello avere qualcosa di non originale in questo modo, secondo me, perché pezzi del genere magari un giorno con l'andare di internet potrebbero piano piano essere dimenticati e addirittura scomparire del tutto. Quindi il mio pensiero è: uno, mi tengo una roba comunque, diciamo, da collezione. E due, mi tengo un pezzo che magari in un futuro potrebbe non esserci più. Ma concentriamoci sulla cartuccia di oggi. La cartuccia di oggi è Pokémon Prism, una Acrom per Game Boy Color che si dice essere una delle migliori mai uscite. Per creare questa Acrom ci sono voluti 8 anni di sviluppo da parte di due team diversi, uno dei quali ha dovuto lasciare il lavoro a causa di Nintendo che ha cercato di stoppare completamente questa Acrom. Ovviamente, giustamente anche. Ma l'internet non si è fermato, quindi il progetto è stato spostato su 4chan e un nuovo team, il Rainbow Devs, ha preso il controllo di questa Acrom, sviluppandola al meglio. Che cosa contiene però questa cartuccia magica? Contiene una nuova regione chiamata Naligio, credo di averla detto giusto almeno. Il ritorno di una vecchia regione chiamata Region, ovvero la regione di Pokémon Brown, altra Acrom molto famosa, Acrom sulla quale probabilmente metterò le mani sopra, se riesco a trovarla ovviamente. 252 Pokémon, che comprende dalla prima alla quarta generazione, con una spruzzata di altri Pokémon dalla sesta generazione. La quinta l'hanno missata totalmente. Zone in cui devi controllare il Pokémon invece del giocatore, tanti minigiochi e dei nuovi tipi di Pokémon. Il tipo Gas, quindi vado a ipotizzare Pokémon come Gastly o Koffing. Il tipo Colore, e quindi vado a pensare a Smeargle, visto che è l'unico che ha il pennello. E il tipo Suono, e qui vado a pensare a Pokémon tipo Chatot oppure Jigglypuff. Cosa che tra l'altro nella Acrom Pokémon Brown ne avevano aggiunti anche altri di Pokémon. Avevano aggiunto anche loro il tipo Gas, il tipo Suono, quindi appunto Chatot oppure Jigglypuff. Avevano aggiunto il tipo Legno, quindi Abo Snow tipo, non lo so. Il tipo anormale, quindi appunto penso ad altri Pokémon di tipo fantasma. E il tipo vento, quindi penso Pokémon volanti. Quindi non perdiamoci oltre e inseriamo anche questa cartuccia nel nostro Game Boy e proviamola subito. Guarda quanto esce fuori dal Game Boy SP, sembra proprio un pezzo extra. Mettiamola a schermo intero, va? Rainbow Devs. Game Freak presents Pokémon Prism. Ma senti che carina la musichetta. Oh, che bello il suono iniziale. Versione 094-0235, che è la versione finale di questo gioco fino ad ora.
Iniziamo una nuova partita, allora. Per favore metti l'anno e la data, ok? Greetings! Benvenuto nel mondo Pokémon! Non importa. In ogni caso, questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Persone e Pokémon vivono e si supportano a vicenda. Alcune persone giocano con i Pokémon. Alcune persone studiano loro. Alcune anche combattono con i loro Pokémon e vogliono diventare campioni. Questo è Rosso, partito da Pallet Town nella regione di Kanto. È diventato con successo il campione della sua regione, mentre distruggeva anche il Team Rocket. Questo è Oro, anche lui un giovane allenatore. Ha lasciato casa da New Bark a Johto e ha lavorato sodo fino alla cima, sfidando molte avversità lungo il suo cammino. Ma tu... tu pure sei destinato per cose grandiose. Perché non mi parli un po' di te? Guarda che bello. Guarda che bello. Se non puoi cambiare il modello, santo cielo, puoi fare femmina e maschio e hai 6 modelli per ciascuno da modificare. Che figata. Che figata. Io farei, giusto per provarlo, il Lens Freebooter, però penso che sceglierò questo qui. E possiamo anche cambiargli il colore della pelle. Che figata. Scegliamo questo. No, non ci credo. Puoi anche cambiargli il colore. Ma che figo. Ma posso crearlo io? Ecco, custom. Come faccio? Ecco così. È così che sembri? Certo. Finalmente, puoi per favore dirmi il tuo nome? Va bene. Il mio nome è Geco. Geco, sei pronto? La tua storia nei Pokémon sta per avere inizio. Passerai dei bei momenti e affronterai delle sfide toste. Un mondo di sogni e avventure con i Pokémon ti aspetta. Iniziamo! Ci vedremo più tardi. È così bello qui, non è vero? Sono felice che possiamo avere del tempo per rilassarci. Mi dispiace che tuo padre se ne sia andato. Nessun bambino dovrebbe passare queste cose. Oh, ma c'ha già una trama incredibile sta roba. Geco, tuo padre è sempre stato un grande uomo e aveva molti fan, ma tu eri il più grande. So che vuoi seguire le sue orme, ma promettimi, non importa dove finirai nella vita, che non ti dimenticherai mai di tua madre. E la Madonna, ma quanto è seria sta roba. Grazie per essere venuto con me, Geco. Madonna mia, ma quanto è seria. So che per voi è scuro, ma credetemi che anche per me lo è. È veramente scura questa zona. Non vedo nulla. Stai andando a fare una camminata? Potresti prendere della legna da ardere per noi? Presto il fuoco avrà bisogno di essere bello caldo per stanotte. E Geco, stai attento. Ah, grazie madre che non mi hai dato un Pokémon per fare attenzione. Vado a prendere la legna. No, dai. Non può... No, ti prego. Lo sapevo che era cadute le rocce! Ma com'è possibile? Di sicuro adesso dobbiamo cercare una via per tornare indietro. Ci attaccheranno dei Pokémon e il nostro primo Pokémon ci salverà e noi lo porteremo con noi. Sicuro, guarda, ci scommetto. Ehi, bambino, ti sei perso? Il tuo accampamento è a nord, vero? Il passaggio è stato bloccato da delle rocce? Beh, sei fortunato. Questo carretto ti porterà giusto lì. Oh, grazie, signore. Perché invece io scommetto che non lo farà? Anche la scritta, ma ti pare? Ma che figata! E tu? Oh, un Larvitar! Questo Larvitar ti sta bloccando. Sembra davvero solo. Magari vuole seguirti. Vuoi portarlo con te? Ma certo! Il Larvitar sta tenendo una Pokéball. Ah! Fantastico! Cioè, Pokémon e Pokéball tutto assieme. Grazie, Larvitar. Vuoi dargli un nome? No, grazie. Va bene, il nostro primo Pokémon. Giustamente, quello della copertina, tra l'altro. E la nostra prima sfida. Ed è uno Shinx. Ma che figo, è fatto benissimo, guardalo. È fatto proprio bene. Andiamo di Leer. La difesa è andata giù. E ora attacchiamo. Ah, speravo in una morte. Dai, uccidiamolo e poniamo fine alla sua sofferenza. Ma che bello! È proprio fatto bene Shinx. Sembra veramente un Pokémon nato nel Game Boy Color. Cavolo, già con le musiche e con i modelli si sono impegnati tantissimi. E già la storia mi sembra fighissima. Ma se vengo sconfitto ora, ce l'ho delle pozioni o qualcosa per curare l'Arbitar? Mi sa tanto di no.
Spero proprio che questa sia una pozione. Ma era telefonatissima la cosa. Aspetto ancora un attimo ad usarla però. E tu? Ah, un altro Larvitar. E Larvitar è scappato, ok. È troppo piccolo per entrare. Vuoi mandare Larvitar? Oh, ma che figo! Non ci credo, ma che figata poter usare il Pokémon così! Ma in questo caso non mi posso curare! Ah, posso fare... No, posso fare la guardia invece che curarmi! E io scappo però, aspetta. Curiamo Larvitar allora. Ecco fatto. E lo rimandiamo dentro. Magari sicuramente in queste zone dove puoi mandare Larvitar ci sono oggetti piccoli che tu non puoi prendere, tipo altre Pokéball, probabilmente. Che cosa abbiamo qui? C'è un bottone? Ok, per qualche motivo in una grotta c'era un bottone nascosto. Mi ricordo che molto tempo fa c'era un Akrom simile che ti faceva giocare invece dell'allenatore avere direttamente il Pokémon. Era qualcosa simile a Pokémon e a Pokémon Mystery Dungeon, era un misto tra le due cose. Ah, ciao! Scusa se sono scappato prima, sono molto timido. Se tieni il tuo allenatore lontano, ti darò questo regalo come ringraziamento. Ah, della sabbia morbida. Grazie, Larvitar. Ma che gentile. E ora possiamo proseguire. Ho trovato come si chiamava l'altra Akron che vi dicevo. Si chiama Pokémon Ruby Destiny Broken Timeline. Ecco come si chiamava. Anche quella era una bella Akron. Vuoi che ti dia uno dei miei tesori, certo. È una Berry. Ah, fantastico, grazie. Saremmo vicini a nostra madre? No, siamo a Copper City. Sono sicuro che nostra madre è lì. Ma dove cacchio è finito? Oh, un centro Pokémon, dai. Almeno qui posso far riposare il mio Pokémon. È davvero una bella Akron questa, veramente. E anche per oggi questo è tutto. Questa sicuramente è una delle migliori Akron per Game Boy Color in circolazione. Questo è poco ma sicuro. Io non sono un patito delle Akron per Game Boy Color o per Game Boy perché... Mi piacciono molto di più le Akron per Game Boy Advance perché hanno veramente aperto molto, molto nel mondo dei giochi Pokémon Akron. Però devo dire che certi contenuti che sono racchiusi in cartucce per Game Boy Color veramente valgono sicuramente la pena di essere giocati e provati. Beh, noi ci vediamo al prossimo episodio con una nuova cartuccia, l'ultima di questo giro, e chissà... Pokémon Brown lo prenderemo? Probabilmente se lo prendo comunque almeno altri 2-3 mesi, sicuramente tutti ci vogliono per l'attesa. Signori, alla prossima, ciao!